Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere da parte di Monica Celegato. Oggi eccoci pronti con un argomento decisamente affascinante, ma prima di presentare il nostro ospite vi ricordo il sito che è www.benessereinradio.it. E adesso ho con me al telefono il presidente dell'associazione culturale Il Cerchio Sciamanico, e cioè Luciano Silva. Buongiorno e ben trovato. Sì, buongiorno Monica. Tutto bene intanto? Tutto bene, tutto molto bene. Ci stiamo preparando all'estate, quindi bene, direi. Momento di manifestazione, di rilassamento, di ricapitolazione, giusto? Sì, beh, quello di solito sì. Dicevo, argomento molto affascinante, perché insomma si sa che lo sciamanesimo, di cui la maggior parte di noi non tantissimo sanno, è una cosa molto intrigante, devo dire. E oggi dovremo affrontare insieme a te, Luciano, un argomento abbastanza curioso, e vediamo se riusciremo a spiegarlo ai nostri ascoltatori. Allora, si tratta di una terapia familiare, giusto? Sì, il modo con cui anche attraverso appunto lo sciamanesimo si possano risolvere eventuali problematiche che nascono all'interno di una persona, vista però in un contesto del collettivo, quindi del collettivo che più c'è vicino, che è la famiglia, no? Esattamente, quindi si parlava di questa terapia per curare appunto gli irretimenti che sono stati trasmessi proprio giustamente nell'albero genealogico, visto che si parla di famiglia. Che cosa sono questi irretimenti intanto, Luciano? Sì, ma questo è un termine che ha introdotto la psicoterapia che si definisce transgenerazionale, cioè quella che affronta proprio problematiche che si instaurano all'interno appunto dell'albero genealogico, delle famiglie in generale, ma sostanzialmente si tratta di un fenomeno che è stato osservato da diversi anni, tale per cui incoscientemente noi ereditiamo un destino o parte del destino di qualche nostro predecessore, di qualche nostro antenato. Questo perché si è scoperto che ogni famiglia ha un'anima, come ogni individuo, certo. E quindi quest'anima ha delle regole, insomma, o perlomeno esige e pretende che tutti i componenti della famiglia siano in qualche modo ricordati, siano contemplati. Ah, ecco, quindi voglio dire, oltre alla trasmissione di qualche caratteristica somatica o caratteriale, c'è anche proprio un tipo di trasmissione che riguarda, se vogliamo, proprio la parte del nostro destino. Eh sì, e purtroppo in questo ci stanno anche malattie, ci stanno anche il modo con cui poi una persona eventualmente va incontro anche alla fine della propria vita, e si creano queste sincronicità di eventi talvolta impressionanti, addirittura la stessa data, gli stessi periodi in cui nella vita di una persona ci sono degli eventi particolari, talvolta, ripeto, anche traumatici o drammatici, e poi si va a rifare queste ricerche e si scopre appunto che i suoi predecessori hanno avuto uno o più di uno in sequenza, hanno avuto le stesse situazioni, hanno incontrato le stesse difficoltà e talvolta le stesse malattie, gli stessi anche eventi che si ripresentano tragicamente nella stessa identica forma e misura, e questo è molto impressionante da vedere e da scoprire. Ah beh, io credo assolutamente di sì. Quindi come per entrare un po' nel dettaglio, se vogliamo, per cercare di essere un po' più chiari, questa terapia familiare come funziona? Praticamente partendo, suppongo, da quello che è giustamente il mio problema, no? Certo, parte dal problema del singolo. E poi si mette, diciamo, in scena non solo il singolo in quanto tale, ma anche quei componenti della famiglia che tramite magari un colloquio iniziale con la persona o che si percepisce possano essere oggetto di questi diciamo collegamenti nascosti, no? Si mettono appunto in scena in modo da vedere quale dinamica c'è ancora sottesa, no? Tra la persona e questi suoi antenati.
E questo è importante perché aiuta a far sì che queste dinamiche vengano alla luce, no? Quindi sì. dall'oscurità dell'inconscio della persona, che di cui magari non è consapevole, via via si fa sì che queste dinamiche emergano in qualche modo. Quindi appena la persona le vede, lo riconosce, già questo apre un po' le porte a quello che potrebbe essere una possibile soluzione della problematica. Ah beh, credo proprio di sì. Beh, è una cosa davvero affascinantissima. Questo si fa, Luciano, attraverso una sorta di ipnosi, suppongo? No, lo si fa molto semplicemente lavorando con le costellazioni familiari, che è una tecnica appunto che utilizzano ormai diversi psicoterapeuti, che significa proprio mettere in scena delle persone scelte a caso fra i presenti dal cliente, diciamo, dalla persona interessata. Sì. E queste persone rappresentano appunto i suoi antenati, e la cosa interessante che si verifica a livello della fenomenologia è quello che queste persone vivono gli stessi movimenti emozionali, delle volte anche dolori fisici divengono, ovviamente leggeri, istantanei, insomma, certo, momentanei, che aveva la persona che sta rappresentando, nulla sapendo di chi è questa persona. E da questa fenomenologia si vede appunto e si capisce qual è la dinamica che è ancora nascosta, insomma, tra il rappresentante del cliente, che anche lui è rappresentato, sì, e i suoi antenati. E da questa cosa poi il compito appunto del terapeuta è proprio quello di far sì che queste dinamiche evolvano nella direzione della guarigione, ovviamente, no? Cioè che questi cosiddetti irritamenti vengano sciolti, vengano risolti, insomma. Eh sì, direi di sì. Beh, credo che sia un'esperienza assolutamente da provare, anche perché è vero che noi a bagaglio ci portiamo delle cose che non riusciamo a capire, che non riusciamo a identificare, con la quale magari non riusciamo a convivere, che poi sono semplicemente delle cose che non ci appartengono, nel senso che comunque fanno parte di una cosa della quale ci potremmo veramente liberare facilmente, però basterebbe conoscere naturalmente le chiavi per poterlo fare. Credo che questa sia una di quelle nella maniera più assoluta. Senti, sì, quello che aggiungiamo noi, visto che noi non veniamo come esperienza, io e altri operatori, insomma, dell'associazione Cerchio Sciamanico, non veniamo da un background, salvo alcuni che sono medici, certo, e alcuni anche psicologi, ma fondamentalmente la maggior parte veniamo da un'esperienza più che altro sciamanica. Quello che abbiamo fatto e abbiamo sperimentato da un paio d'anni a questa parte è introdurre nella tecnica, diciamo, classica delle costellazioni familiari appunto degli elementi sciamanici, che a nostro modo aiutano in maniera più diretta, insomma, a far sì che queste dinamiche emergano, ed è un linguaggio che si rivolge più direttamente all'anima. Lo sciamanesimo, certo, come magari abbiamo già detto in altre chiacchierate, insomma, è una terapia dell'anima fondamentalmente. Quindi abbiamo visto che come si rivolge all'anima dell'individuo, lo sciamanesimo si può anche rivolgere a maggior ragione all'anima della famiglia, no? Sì, direi proprio di sì. Questo i nativi lo conoscono molto bene, le popolazioni antiche lo conoscono molto bene, infatti erano molto attenti a non escludere nessuno della famiglia, ivi inclusi i defunti. Ogni passaggio importante della vita veniva celebrato all'interno della comunità, insomma, tutte cose che noi un po' abbiamo un po' perduto, insomma, e da qui anche l'emergere e il crescere di queste problematiche, insomma. Beh, insomma, credo che il prendersi cura dell'anima alla fine sia la cosa più importante, e magari è anche l'unica che facciamo veramente raramente, Luciano, purtroppo. Va bene, allora io non posso che ringraziarti per averci raccontato di questa terapia familiare. Io vi ricordo che l'associazione culturale ha un sito che è semplicemente ilcerchioshamanico.it. Io ringrazio quindi il presidente che abbiamo al telefono, cioè Luciano Silva. Attraverso il sito naturalmente vi possono contattare, si possono informare di questo e di tantissimo altro che riguarda lo sciamanesimo, appunto. Luciano, spero di riaverti davvero presto e magari parlare di qualche altra tecnica o terapia che riguarda appunto il mondo dello sciamanesimo. Volentieri, grazie molto dell'attenzione. Grazie, buona giornata. Altrettanto, ciao. Benessere in radio.it.
è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.